Ciao, buonasera, bentornati e benvenuti sul canale. Stasera svuota la spesa Eurospin perché sono andata a fare la spesa grossa grossa e ho trovato alcuni articoli che non avevo mai visto, o almeno io, e non avevo mai comprato e allora ho pensato di farveli vedere. Di Natale c'è veramente poco poco, ho trovato due articoli e non riesco a capire come mai da noi, tre articoli, non riesco a capire come mai da noi le cose non arrivino. Vabbè, il mio è un Eurospin piccolino, però mi piace andare lì perché vabbè, la convenienza non è più come quella di una volta, ma è come tutti i supermercati. Però è molto ordinato, molto pulito, tenuto molto bene, le commesse sono sempre gentilissime e quindi mi piace, non c'è tantissima gente. È un posto che mi piace. Oggi ero nelle vicinanze perché sono andata a fare la spesa settimanale di frutta e verdura dalla mia amica Tiziana ed ho comprato delle cose buonissime, freschissime. Ecco, volevo farveli vedere. Ho comprato 1 chilo di datteri di quelli grossi che arrivano, non mi ricordo da più dove. 14 euro al chilo, sono fantasmagorici. Fantasmagorici. La prossima volta ve li faccio vedere. Ma andiamo veloci, vediamo che cosa ho comprato e che cosa ho trovato per tirarci su il morale. In ufficio ho comprato i boeri ciliegia e liquore. I boeri li compravo sempre con il mio papà. Vi ricordate quando eravamo piccoli, negli anni dai 75 agli 80? Li vendevano, scusi, li hanno venduti anche per un bel po' dopo, forse anche adesso li vende qualche circolo parrocchiale, qualche circolo Arci o Acli li vende ancora. E mio papà al pomeriggio andava a bersi il bianchino e mi portava così, mi istruiva all'alcol e poi io compravo il boero. Adesso lo provo, voglio vedere se... Sono tantissimi anni che non mangio i boeri. I prezzi poi ve li lascio tutti in sovraimpressione se riesco a farlo. Non comprateli, non sono buoni. Buonissimi. Comunque, ho comprato i boeri per me a casa e da portare in ufficio quando, nei momenti di disperazione, io e la Lella non sappiamo cosa fare. Poi potevano comprare, l'ho vista da Elisabetta R, sempre lei, cioè potrei fare la scritta in sovraimpressione. Era l'unica cosa di Natale che era esposta e ne ho comprate una per me, una per la Lella e una di scorta, magari per la mia mamma, se quando la vede la vuole. Molto carina, anche per fare magari un regalo. E poi una volta che i biscotti sono stati mangiati, la si può tenere magari per riporre o le cose di Natale o come scatola porta oggetti. Molto molto bella, davvero stupenda, stupenda, stupenda. Questa ha il coso dell'albero di Natale, ma sapete che forse sono diverse? No, non lo so. Vabbè, comunque i biscotti che ci sono dentro sono quelli al burro che ci sono generalmente nelle scatole di latta, quelli danesi, buonissimi. I prezzi ve li dico dopo perché adesso non me li ricordo più. Poi cosa ho trovato che non avevo mai comprato? Mezzelune della Amo Essere, eccellente con burrata e pesto di pistacchi. Non li avevo mai comprati e questi li ho voluti comprare. Ho comprato un sacco di ravioli perché i ravioli ultimamente ci piacciono, sono veloci da fare. Quando in queste 2 ultime settimane praticamente sono stata pochissimo a casa, quindi si fa la svelta. Poi ho preso invece nei frigoriferi che ci sono nelle corsie centrali, ci sono sempre dei prodotti che sono relativi un po' anche alla zona in cui si abita. Questi sono di un pastificio che è di Lomagna, che è qua vicino, è in provincia di Lecco ed è vicino a Lecco. Sono ravioli girasoli con mozzarella e pomodoro fatti con uova di gallina da allevamento a terra, pasta fresca. E vedremo come sono.
E questi. C'è la ring light che qua lo specchio. Poi, sempre di ravioli parliamo. Questi della Tremolini, mezzelune ai finferli e ricotta. La Lucia piacciono i finferli. E vediamo come sono. E l'ultimo, mi pare, buonissimo. Mezzelune alla crema di cioccolato e cacao. Questi qua volevo farli stasera con burro, salvia e lo speck tritato fine fine. E poi ci vuole il disgorgante perché mi rimarranno sullo stomaco, però devono essere golosissimi. Non li ho mai provati e francamente questa linea io non mi sono mai accorta che ci fosse, magari andavo troppo veloce, però nel mio Eurospin le cose arrivano molto 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 dopo. Poi c'erano in offerta i cerotti antidolore. Secondo voi potevo non comprarli? Mi è ritornato il male al braccio, non forte come l'anno scorso, ma comunque mi fa male. E costavano 3,99 euro e sono in un nuovo formato, 4 cerotti terapeutici adesivi autoriscaldanti. E ne ho prese due confezioni da tenere di scorta per questo inverno, dovesse succedere qualcosa. Quindi non solo mangereccio, ma anche medicamentoso. Poi questi ve li ho già fatti vedere perché di ravioli ne prendo sempre due confezioni, perché se poi a volte siamo in 4 o in 5, va bene così. Poi, sempre di pasta freccia, ho trovato le lasagne con spinaci della Tremolini sfoglia sottile, che è quella che non bisogna far lessare, ma con una bella besciamella morbida cuoce perfettamente. Domenica volevo fare una lasagna particolare, viene mia suocera a mangiare a mezzogiorno e non so se fare una lasagna con la zucca o con la scamorza o una lasagna di verdure. Comunque volevo cambiare e usare questa qua agli spinaci. Come vi ho detto, poi i prezzi ve li lascio tutti. Di Natale, l'unica cosa che c'era negli scatoloni davanti alle classi, nei totem davanti alle casse, questi erano gli unici biscotti natalizi e li ho presi per Lucia. Carinissimi, i soliti abbracci vestiti di Natale. Poi cosa abbiamo preso? Avvicino, mi abbasso, avvicino, avvicino, ancora i ravioli. Poi, ancora questi. Oh no, questi li avevo già visti. Ve li ho già fatti vedere, giusto? Sì. Quelli con la burrata e il pesto di pistacchi, sì. Questi li ho già visti. Altra confezione di cerotti. Ho trovato questi cioccolati che c'era scritto novità ed erano in offerta. Cioccolato fondente al 70% con pepe nero e sale. Mi pare che costassero 1,99 euro o forse anche meno, ma non mi ricordo. Comunque tutti i prezzi poi ve li lascio. E siccome noi alla sera, quando siamo qui davanti alla stufa o ci guardiamo un film o leggiamo un libro, un tucchettin di cioccolato lo mangiamo volentieri. Poi, sempre della stessa linea, cioccolato fondente al 70% con granella di caffè. E anche questi sono prodotti probabilmente dalla ICAM Orsenigo è la ICAM cioccolato, nota, notissima azienda lecchese d'eccellenza, un'eccellenza italiana per il cioccolato. Potrebbe essere, vado a controllare, perché potrebbero essere stati fatti dalla mia ICAM. Poi vediamo se anche questo, no, questo è fatto in Belgio. Cioccolato fondente con noci pecan, e anche questo non l'avevo mai provato. E ce n'era anche un altro, adesso vado a vedere.
No? Basta, allora sono finiti. Erano queste tre novità, mi sembrava di averne preso un altro. Poi, niente, ho preso i ravioli da fare in brodo, perché qua ho ravioli o minestra adesso. Ah, è sempre della, diciamo, linea territoriale, ravioli di grano saraceno con bresaola. Io questi li ho già provati, sono buonissimi, assomigliano molto al sapore dei pizzoccheri e generalmente o al burro fuso e salvia con uno spicchio d'aglio bello arrostito, oppure sono buonissimi con una fondue di gorgonzola e panna. Ma che ve lo dico a fa. Poi ho provato a prendere questa pasta perché questa linea io non l'avevo vista, ho sempre visto la linea blu, ma questa linea, pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo, non l'avevo mai vista e quindi ho preso gli spaghetti alla chitarra e queste mafalde, reginette mafalde. Le proverò perché, allora, non è che sono proprio buoni a buon prezzo, mi pare 0,99 al pacchetto, però se sono buone, la pasta se è buona. E questo l'ho preso, che cosa ho ancora? Quasi finito, ragazzi. Ho preso, cioè non io, c'era il Mattia che mi sono portata il portaborse, perché quando faccio queste spese gigantesche con l'acqua frizzante, l'acqua naturale la facciamo uscire dal rubinetto, ma ogni tanto piace l'acqua frizzante, e quindi quando prendo l'acqua, quando prendo la frutta, la verdura, ho bisogno di qualcuno che mi porta, che mi aiuta. Mattia, che ovviamente, siccome a me piacciono i profumi, vuoi che non li piacciono neanche a lui, si è comprato questo profumo Iconic Warrior. È buonissimo. Questo però è suo, Questo è molto... Mamma che buono! Mi sembra un profumo... Mi ricorda un Davidoff, che avevo regalato al Paolo e che non ha mai messo. Tra il mangiare, però è tutto confezionato e quindi non è che poi i miei ravioli sanno, c'era già il risotto alla salsiccia al bouquet di fiori e qui ravioli al profumo Warrior, buonissimo, freschissimo, davvero buono, 5,99 euro, questo me lo ricordo perché mi ha chiesto se poteva comprarlo. E poi si è comprato anche questo, che invece è molto più da profumo di dopo barba, fresco, un po' come si chiamava quel felce azzurra, quel dopo barba che metteva mio papà. Ecco, questo molto più maschile. Questo invece secondo me unisex, è perfetto. E de parfum. Sono veramente buonissimi. Non so, vediamo che li produce, se li vedo. Se si vede, cioè. Poi carino, cioè, anche dietro c'è tutto la spiegazione di dove mettere ogni componente. Vediamo se c'è scritto prodotto da Euro Cosmetics Trenzano Brescia, un'azienda italiana, non la conoscevo. Questi sono di Mattia, quindi vediamo. Ultima chicca che compro sempre all'Eurospin perché conosco personalmente l'azienda, è un'azienda del mio territorio. Se non lo conoscete e vi piace il patè, il lingotto di patè ricetta Mariolino dell'azienda Mariolino Riva, questa è un'azienda che è qua fuori Lecco. Questi sono aumentati, l'anno scorso costavano mi pare sui 5 euro e qualcosa, quest'anno 8,99, 250 grammi, ma io l'ho visto a Milano e l'anno scorso che costava sui 5 anche 6 euro al pezzo, così a Milano in una rosticceria in centro Milano lo vendevano a 15 euro. Se voi non l'avete mai provato, questo io ve lo consiglio, è una chicca dell'Eurospin e io lo trovo solo all'Eurospin, non c'è negozio a Lecco, non c'è supermercato in cui io lo trovi, è buonissimo, ve lo faccio vedere. Se vi piace, questa è l'azienda Riva, di adesso vi dico anche di dov'è, perché è proprio qua vicino a me, di Nibionno, a Lecco. Nibionno c'è
bellissimo centro sportivo, una spa, però c'è anche l'azienda Riva che fa queste chicche e io a Natale non me lo faccio mai mancare. Questo l'ho preso per adesso, poi ritornerò a comprarlo anche per Natale. Questo piace solo a me e a Mattia. E basta. Ultimo preso alle casse. Ho trovato questo preparato per pan di zenzero, i biscotti, molto molto carino. Sarà una cosa che faremo insieme io e la Lucy in un pomeriggio piovoso e freddoloso invernale in attesa del Natale. Ma si può fare anche una base per cheesecake al pan di zenzero, la casetta di pan di zenzero e ci sono le istruzioni e i biscotti al pan di zenzero. Bisogna aggiungere 100 g di burro, un uovo e 25 g di miele e l'indicazione dice che ne escono 45 gingerbread. Per passare un pomeriggio in lieta compagnia di qualcuno che ama fare i biscotti. Ho preso anche questo. Vi ho detto che era l'ultimo, ma non è vero. Mi sono comprata anche due confezioni di Dexal Pratic Family additivo disinfettante per bucato. Ho finito quello della Sial che ho trovato ottimo e adesso vi devo fare il video dei prodotti di 5-6 prodotti detergenti casa per me che sono il top Sial e non Sial. Però quello l'ho quasi finito e ho preso questo liquido. Questo liquido mi piace. Perché mi sembra che si sciolga meglio, anche se non mi rimangono dei residui sulla lavatrice, però questo va bene anche per gli scuri. Ebbene, ragazzi e ragazze, vi ho fatto vedere tutto. Spero che ci sia qualche chicca che anche voi non conoscevate, probabilmente invece se le conoscete, perché il mio Eurospin è veramente molto piccolo. Qualcosina arriva, ma non tutto, ma appunto vabbè, io vado lì perché mi piace come posto pulito, organizzato, ben tenuto, anche se magari non ha tutto il rifornimento che ritroviamo negli altri Eurospin. Adesso vado a sistemare tutta questa bella spesuccia. La frutta e la verdura le ho lasciate fuori perché adesso comunque fa freddo, quindi le copro con un pezzo di carta, ma rimangono fredde fino a che non girano, le lascio nel portico con coperte, insomma. Vi ringrazio, vi abbraccio e vi do appuntamento ad un prossimo video. Bye bye!